Salve, bentornate nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei proporvi una sorta di lavorazione da cui ho preso spunto da questi tipi di spirali, foglie, chiamiamole a spirale, che si trovano molto spesso sui nostri tutorial di varia forma, di vario colore, lunghezza, di vario filato. E ho avuto l'idea per adoperarle in altro modo di quello che di solito viene utilizzato. Vi dico che si può partire sia da una base di sole catenelle con i relativi punti bassi, come in questo caso. Io ve lo mostro così. Una base di catenelle, quante a voi vi occorrono, il numero necessario che vi servirà per il lavoro che dovete eseguire. Oppure da una fascia abbastanza larga come questa, dove io ho alternato con la mia fantasia punti bassi con punti alti e con diversi archetti. La mia idea che vi voglio proporre è utilizzare questa sorta di foglia di ago a spirale, chiamatela come volete, per fasciare, diciamo così, per avvolgere, per fasciare una tenda, la nostra tenda di casa, e arricchirla addobandola appunto con questa sorta di foglioline a spirale. Quindi ora vi faccio vedere come eseguire il lavoro e poi vi proporrò a fine lavoro quello che io ho utilizzato con la mia fantasia. E spero sia anche di vostro gusto e di vostro piacere. Allora, io ho utilizzato un filato di lana molto sottile in questo caso, ma di solito si usa anche molto il cotone. Se volete utilizzare solo la base fatta di catenelle, potete fare solo le catenelle con i relativi punti bassi che vi farò vedere. Oppure, se volete una fasciatura, perché in questo caso vi sto parlando di fascia che deve avvolgere una tenda, potete farla anche più larga, come in questo caso. Qui ne ho fatto uno di questo colore, ma si possono trovare svariati colori, svariate lunghezze. Dipende dal numero anche di catenelle che noi lavoreremo per la lunghezza. In questo caso, io ho fatto la base già di catenelle, le ho lavorate a punto basso e mi sono fermata alla sesta catenella dove ho fatto il sesto punto basso. A questo punto continuo andando verso giù facendo un numero di catenelle, una serie di catenelle. Ne faremo circa 20, anche 15, proprio giusto per farvi vedere come si deve svolgere il lavoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerco di avvolgere un po' di filo abbondante. Per non interromperlo spesso, lavoro 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certamente una cosa è logica, che più catenelle utilizziamo, più lunga viene la nostra foglia spirale, meno ne mettiamo e più corta viene. Quindi adesso badate bene come io procederò. E sono arrivata a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne farò altre 3. Una, due e tre. Queste tre io le posso utilizzare sia per fare un pippiolino, quindi entro nella terza, chiamiamolo pippiolino, si chiama picot, tricot, per darle proprio il tocco, diciamo, finale del della nostra foglia spirale. E poi vado gettando il filo sull'uncinetto sulla prima catenella che troviamo di base qui, che abbiamo appena composto, e lavoro dentro la stessa catenella 3 punti alti. 1, 2, 3. Mi avvicino alla catenella susseguente,
getto il filo sull'uncinetto e farò altri 3 punti alti nella stessa catenella. 1, 2, 3. Sempre nella stessa catenella, come se ne avessi già fatto praticamente 6. Continuo di conseguenza la stessa cosa. Vado nella catenella vicino e faccio altri 3 punti alti nella stessa catenella. 1, 2, 3. Io continuo il lavoro seguendo la catenella vicina e faccio altri 3 punti alti insieme nella stessa catenella. 1, 2, 3. Continuo ancora il mio lavoro. Vado nella catenella a fianco fino a salire su. È poco complicato, è facilissimo. Faccio altri 3 o anche 4, dipende dalla grandezza che volete dare voi, all'ampiezza che volete dare voi alla foglia. 4, vado nella catenella vicino e farò altri 3 punti alti. 1, 2, 3. Non devo perdere questa sequenza. Mi avvicino alla catenella seguente. 1, 2 e 3. Nella stessa catenella di base, 3 punti alti. Ancora nella catenella seguente, altri 3. 1, 2, 3. Comincia a volgersi. Se avete notato, incomincia a volgersi come una piccola spirale e andiamo avanti. Nella catenella vicino farò altri 3 punti alti. 1, 2. Spero mi seguiate. È molto semplice, non è difficile. 3, in quella ancora più vicina, quella proprio seguente, altri 3. E un continuo. Una, due, tre. Vado ancora avanti, seguo la stessa linea nella catenella a fianco, altri 3 punti alti. Uno, due, tre. Vedete che prende già forma in quella a fianco ancora. Una, due, tre. Prende ancora forma man mano che stiamo risalendo, diciamo, la foglia. Infatti siamo arrivati all'ultimo punto, eccolo qua. Faremo altre 3 catenelle dentro l'ultimo punto, l'ultima catenella, altri 3 punti alti, scusatemi, dentro l'ultima catenella. 1, 2, ops. Capita anche questo. 3. Ecco qui. Io ho terminato il giro delle catenelle che avevo lavorato precedentemente insieme a voi. È uscita questa spirale. Vado a chiudere nel punto basso che ho proprio vicino. Attenzione a non confondersi perché ci si può confondere facilmente con i punti bassi che abbiamo lavorato precedentemente. Dobbiamo fare invece seguire la linea giusta. Vado qui e chiudo con un punto basso e proseguo poi sulla stessa fila dove io sto facendo i miei aghi a spirale, le mie foglie a spirale, con altrettanti punti bassi fino al numero che desidero avere come distanza per avvolgere la mia tenda. In questo caso io parlo di tenda perché è un'idea che ho avuto. Quindi 3, 4, 5, 6 punti bassi,
Qui mi fermo, ad esempio, e posso proseguire a farne altri di aghi a foglia, come ho fatto prima con una serie di catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La facciamo piccolina in breve questa. Faccio un pipiolino per darle una forma all'ultimo. Per dargli una forma così, diciamo proprio di punta finale alla nostra foglia, vado nella prima catenella che mi trovo proprio di conseguenza vicino e lavorerò altri 3 punti alti nella stessa catenella. 1, 2 e 3. Poi mi accingo a raggiungere la catenella successiva dove lavorerò altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Ancora vicino alla catenella vado e faccio nella stessa 3 punti alti. 1, 2 e 3. E sta prendendo già forma. Vado nella catenella ancora più vicina, quella seguente, faccio altri 3 punti alti, una, due e tre. Vorrei essere più semplice e piacevole anche nella spiegazione per intrattenervi, sempre parlando di questo periodo che ci tiene chiusi in casa. Per il coronavirus e cerchiamo di mettere in moto la nostra fantasia, di elaborare lavoretti che possono esserci, oltre che intrattenerci, essere anche utili. 1, 2 e 3. Quindi faccio 3 praticamente punti alti nella stessa catenella. 3 punti alti in quella successiva, 3 ancora in quella ancora più successiva, fino a fine giro, cioè fino alla fine del giro di numero di catenelle che abbiamo lavorato. Una, due e 3. Così viene la spirale. Non è difficile, è molto semplice da fare. È una cosa anche molto allegra a vedersi. È bellina da seguire, da lavorare. 1, 2 e 3. E io ho fatto certamente in misura più piccola. Adesso mi blocco nel punto basso che ho sottostante lavorato precedentemente. 1, 2, 3. 4, 5, diciamo che questo è un campioncino, ragazze. È un campioncino di quello che potrebbe essere una fascia, se la vogliamo più lunga, e dipende da quello che voi vorrete disporre come lunghezza e dalla grandezza. Anche io ne ho fatto uno lungo, uno medio, uno piccolo, dipende dal numero, ripeto, di catenelle che voi volete utilizzare. E quindi in ultimo vi faccio vedere come ho utilizzato, facendo conto che questa sia la mia tenda, cioè è una tenda, sia la mia tenda, e come l'abbia utilizzata questa fascia lavorata con tante foglioline a spirale per avvolgerla, lasciando poi logicamente nel retro un tot di catenelle lavorate a punto basso per legarle. Potete metterne anche molto di più e fare un fiocco. Potete utilizzare i colori diversi, potete utilizzare le forme che vi piacciono di più, perché non ci sono solo queste. Io vi ho proposto questa come fascia per avvolgere la tenda. Poi
Potete mettere anche una fascia più grande lavorando qua, come vi ho spiegato prima, alternando punti bassi e punti alti, archetti, a vostro piacere e a vostro gusto. Ecco, tutto qui. Questo è quello che oggi vi ho proposto. Spero vi sia piaciuto e sia anche un'idea particolare, originale, diversa da quello che di solito abbiamo in casa, ma alle volte ci manca, non sappiamo come sostituirla. Siamo in un periodo in cui è tutto quasi chiuso e troviamo la nostra soluzione così, come ho fatto io. Allora, vi ringrazio per avermi seguito, spero di essere stata piacevole nella spiegazione e vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie, en crochet. Ciao!